Ciao ragazze, allora oggi ho fatto questo video su richiesta di due ragazze in particolare, poi anche tante altre, ma volevo citare queste due in particolare perché sono sempre molto molto carine con me, mi scrivono sempre dei messaggi meravigliosi, mi chiedono consigli e quindi volevo nominarle in questo video proprio dedicandolo a loro. E sono Annalisa 597 e Dolce Lisa 87. Spero di aver ricordato bene i vostri nick perché tra i numeri e varie cose a volte uno si può anche sbagliare. Scusatemi se ho sbagliato, ma non penso. E allora, oggi volevo farvi vedere i miei braccialettini che ho creato io, ma devo dire che un po' me ne vergogno perché non è che abbia fatto chissà che opere d'arte. Rispetto appunto a queste due ragazze che creano veramente gioielli come si deve, mi sento non sottoterra, ma molto molto di più perché proprio così li faccio così, ecco, è una passione che mi è nata da quando ero piccolina perché mia mamma la faceva proprio come attività, lei infatti è stata sempre bravissima a fare queste creazioni, poi ha smesso perché comunque poi si è messa a lavorare, eccetera, eccetera. Però mi ha trasmesso questa cosa, allora ho iniziato con le sue prime perline, i vari strass, le varie cosine che aveva e ho cercato di imitarla per quello che potevo. E poi mi sono appassionata talmente tanto che ho deciso nel tempo libero di fare questi braccialettini, soprattutto perché ho provato a fare degli orecchini, ma non mi piaceva come venivano, non mi piacciono molto gli orecchini fatti con queste perline. Se sono grossi vanno bene, però se sono quelle perline piccoline non mi danno molta soddisfazione. E quindi diciamo che mi sono dedicata ai braccialetti, perché poi anche lì ho provato a fare gli anelli, ma già avendo le dita piccolissime non c'era proprio lo spazio per riuscire a fare i vari nodini, le varie cosine strane. Allora, ho lasciato perdere anche lì e mi sono dedicata ai braccialetti. E qua, come potete notare, ho messo appunto le mie creazioni, che sono veramente pochissime, perché mi metto lì ogni tanto, e quando ho tempo, quando ho l'ispirazione, o quando magari vedo delle belle perline nei negozi, mi metto lì e decido di fare qualcosina. E devo dire che li ho sempre fatti più che altro per me, o magari li ho regalati in giro alle mie amiche, a qualche parente, così perché mi piaceva appunto che avessero una mia creazione. Quindi questi qua sono i miei pochi braccialettini che ho creato. Come potete vedere sono semplicissimi, proprio un filo con dentro infilate le perline, non è che ci sono stata tantissimo lì a farli, è proprio più la passione che ho che quello che poi alla fine realizzo. E però appunto ho voluto fare questo video perché mi è stato richiesto, e allora visto che nel mio tag dei bijou per quanto riguarda i braccialetti non c'era molto in evidenza i vari modelli, non c'erano i vari modelli che avevo creato, le varie combinazioni che avevo fatto con le perline e loro erano curiose di vedere un po' come li avevo realizzati. Io sono molto contenta perché comunque avevo specificato che non erano granché, nel senso che appunto sono semplicissimi, però erano curiose in ogni caso, quindi questo mi fa tantissimo piacere perché proprio riesco anche solo a cogliere la mia arte in cose semplicissime. Allora, adesso vi faccio vedere. Praticamente io questi alcuni dei bracciali che vedrete li ho realizzati magari tagliando una collana, tagliando un braccialetto che erano in disuso, che erano rovinati, che avevano il filo in evidenza, che erano molli di elastico. Quindi ho cercato di prendere anche di qua e di là in questi bijou. E appunto avevo una collana di perle sia bianca che più, vedete, di questi colori qua, più sul giallino, e ho deciso di creare dei braccialetti. Vedete, questo qua è semplicissimo, ho messo
delle perline bianche e una perla più grossa al centro per fare un po' un motivo. E poi dall'altra parte ho messo appunto queste perle sul giallo, molto molto carine. Poi, visto che comunque la collana era lunga, sono riuscita a farne anche un altro con altri inserti. Vedete, queste qui sono sul rosa. Ecco, una cosa importante che vi voglio far notare è che sono tutti elasticizzati. Io compro l'elastico, quello proprio più spesso, non più spesso perché c'è anche più spesso, però tra i più spessi, appunto, adesso ve lo faccio vedere se riesco. Vedete? Fatto così, un po' spessino perché così almeno la perla sicuramente fatica ad entrare, però almeno lo rende il bracciale molto più sicuro, perché se no, se usassi il filo normale, quello in nylon si smollerebbe e non mi piacerebbe. Invece questi qua comunque resistono, è da anni che li ho fatti alcuni e appunto hanno resistito fino ad adesso. Poi c'è questo qua, praticamente c'era il ciondolino per il cellulare di Bottega Verde e io questo l'ho messo, l'ho inserito qua, visto che non mi piaceva molto come portacellulare, allora ho fatto queste perline bianche e poi queste perle e in centro ho messo sta cosina qua, così, ma non è che mi piaccia granché adesso che lo guardo comunque. Poi questo qua è un altro in perle con più perle sul rosa. E poi abbiamo questo qua che praticamente avevo trovato al mare, queste pietroline. Vedete, adesso questo qua noterete come li chiudo. Praticamente ci faccio tanti nodini e poi taglio l'eccesso e questo non lo so perché non l'ho fatto. Comunque poi con l'accendino riscaldo così. Ho più la sicurezza che non mi si apra. Queste, come vi dicevo, sono perline che ho trovato al mare. Mi piacevano tantissimo, ne avevo poche e non sono riuscita a fare chissà che bracciali. Qua ci ho aggiunto appunto in mezzo le mie perline e poi questo qua che è orribile, ma ve lo faccio vedere solo così. Praticamente ci sono queste madreperle e queste perle un po' più grosse, solo questo qua non mi piace molto, a parte che mi è un po' piccolo, però non mi dà molta soddisfazione sto bracciale. Non, poi sì, addosso forse è meglio. Poi di là vedete ho messo queste pietroline sul fucsia viola. Poi ci sono questi qua fatti di pasta di vetro. C'è questa versione qua sul blu. E poi questa versione qua sul rosa e corallo. Queste mi sembra che le avevo trovate in un sacchettino, anche queste le ho comprate così. Questo qua invece è un braccialetto che avevo comprato in una vacanza, adesso non mi ricordo dove, ma penso in Spagna, sì, in Spagna. E era un bracciale che era largo, però mi piacevano talmente queste palline, poi costava pochissimo, allora ho deciso di comprarlo lo stesso, sapendo già che l'avrei comunque distrutto per poi crearlo nuovamente sulla mia misura. Questo qua a me piace tantissimo perché vedete questi anellini tutti così morbidi con queste palle, a me piace veramente tantissimo questo. L'unica cosa che poi è diventato un po' strettino, ecco, ogni tanto lo devo un po' smollare, però guardate, a me piace veramente tantissimo questo qua. Sono proprio contentissima di averlo distrutto e fatto su misura. Poi sempre queste diciamo perline in, no, queste qua sono in vetro, non mi viene in mente adesso, oh, il materiale. Vabbè, poi scrivetemelo perché non mi viene proprio in mente. Ho fatto questi braccialettini qua, quello sotto solo ed esclusivamente con queste, e questo l'ho messo delle perline nere per cambiare un po', non farlo uguale. Visto, io non li faccio mai tutti uguali, ne faccio uno diverso dall'altro perché mi piace la novità. Poi c'era questo che è nata come cavigliera. Soltanto che anche qua si era smollata, io ho anche la caviglia piccola naturalmente,
E quindi si era troppo smollata, troppo molle, e allora ho deciso di creare questo braccialetto molto carino che fa anche molto festa. Queste perline rosa, vedete che si muovono, mi piacciono tantissimo. L'ho ricreato uguale, è stato facile perché comunque è sempre un inserimento di perlina, quindi niente di che. Poi questo qua forse ve l'ho già detto, sì, mi sembra di sì, comunque era un intimo di Intimissimi, mi sembra, e aveva questo laccetto così, io mi piaceva così tanto che ho voluto creare proprio il bracciale su questo viola trasparente. Poi ho fatto la serie dei bracciali sul blu, questi così. E li ho fatti di vari modelli, blu e bluette con un po' di azzurrino. Poi l'ho fatto con questa perla, questa cosa qua cilindrica, così. Poi ho fatto questo sull'azzurrino. Questo qua con queste pietroline molto molto carine. Qui con un po' di rosa. E qua rosa e blu. Ecco Maya che si è agitata. E poi questo qui l'ho fatto con delle perle sul marrone e questi ciondolini così. Sentite un rumore di moto, il mio papà che è arrivato, ma non facciamoci caso. Poi ecco, mi sono dimenticata queste qua prese a Venezia. Bellissime, però era una collana che non mi piaceva per niente, allora ho creato questo bracciale sull'arancio con queste perle così. Questo qui ve l'ho già detto, era della Swatch, l'ho rovinato perché non mi stava bene e ho creato questo fatto così. Questo qui, boh, era forse in una rivista di qualcosa dell'estate e ho fatto questo. Poi questo qui con delle perline in vetro rosa con questi insertini sul blu. Poi abbiamo questo qua sempre sul blu con queste pietroline sempre in pasta di vetro blu. Qui altre perle che sono fantastiche, secondo me questa è una colorazione bellissima. Poi ho fatto tutti questi con base oro e poi ho messo altri colori, però questi qua sono i modelli, è caduto. Vi faccio vedere più nel dettaglio, questo con delle palline sul rosa argentato un po' granuloso, questo di nuovo con del blu però stavolta pearlescente, che ha qualche righettina anche sul viola, bellissimo. Qui abbiamo queste, come si chiamano? Perline sul trasparente rosa. Qua di nuovo però è un'altra versione, perché come vi ho detto li faccio tutti diversi. Poi questa è un'altra versione ancora, perché qui ci sono sono un po' più rosa, più scure, vedete queste perline qua. Spero si veda perché pian piano la luce mi sta abbandonando, che c'era un sole fuori prima, adesso no. Poi ci sono questi fiorellini bianchi e queste semplicissime perline sul bordeaux. Ah, e poi c'era ancora questa che è un'altra versione ancora, perché queste perline hanno la forma un po' più allungata di quelle di prima. Poi c'è questo qua semplicissimo rosa perlato. Questo qua idem, però c'è l'inserto, per ogni perlina c'è una perlina più piccolina bianca. Poi c'è questo qua sempre rosa, però ha delle perline sul marrone perlato. Poi questo qua le perline che vi ho detto prima che avevo trovato al mare con altre perle. Molto carino, e questo l'ho tenuto come pezzo finale perché già vi ho detto l'altra volta che ero innamoratissima di questo braccialetto, perché ha questo
questa rosellina in fimo che è meravigliosa. Meravigliosa, spero che sia inquadrata. È bellissima. Questo bracciale, io sono proprio innamorata di questo bracciale perché poi anche questi colori così brillanti delle altre perline mi piace un sacco. Guardate come poi rende addosso. Bellissimo con questa rosellina che ho fatto da mettere al centro. E voilà, queste erano le mie creazioni. E spero che si siano viste prima di tutto perché questo è il fondamentale, perché veramente, come vi ho detto, pian piano la luce mi ha abbandonato, mi spiace perché si sta rannuvolando e mi sa che pioverà di nuovo. Comunque spero appunto che si sia visto tutto, che vi siano piaciuti. Non sono granché, ve l'ho già detto prima, quindi mi aspetto anche dei commenti un po' così perché non sono creazioni fantastiche, ma io l'ho fatto per queste due ragazze che gentilmente mi hanno chiesto di vedere più nel dettaglio questi bracciali e io sapete che voglio sempre accontentare tutte, rendervi felici tutte e anche voi rendete felicissima me quando mi fate queste richieste. Quindi spero vi sia piaciuto il tutto, scrivetemi i commentini qua sotto, se non siete ancora iscritte iscrivetevi qua sopra che mi farebbe veramente tantissimo piacere avere sempre più iscritti per farmi conoscere meglio e soprattutto spererei di piacervi perché questo è il mio obiettivo. E basta così, ci vediamo alla prossima e un grosso bacione. Ciao ciao!